Salve a tutti amici, sono il ricercatore indipendente Emiliano Babilonia. Mi hanno contattato molte vittime del controllo neurale perché sono state attaccate con determinate frequenze, con determinate armi ad energia diretta ad onda convogliata. E mi hanno detto che un'anomala associazione in Alta Italia ha pubblicato delle anomale fotografie e che queste fotografie fanno vedere gli attacchi con le frequenze a microonde o gli attacchi con le armi ad energia diretta ad onda convogliata. Io sono andato a vedere queste fotografie e praticamente è l'ennesima bufala, come la bufala dell'anomalo microchip che aveva in testa il fondatore di questa associazione, che diceva che nessuno lo poteva operare, che nessuno lo voleva operare, e dopo è stato operato e il microchip non c'era, come gli avevo detto io tanti anni fa, che non usavano più il microchip, ma usavano le armi ad energia diretta ad onde convogliate satellitari, perché è più facile collegare migliaia di persone a un sistema di localizzazione GPS satellitare che far venire o far arrivare numerosi stalker per attaccare la vittima del controllo neurale direttamente nel luogo dove lei sta stazionando, perché la manipolazione radiocognitiva della realtà cosciente può essere facilmente deviata da una realtà distorta e il giochetto è fatto. Ovviamente molte vittime del controllo neurale credono ancora a questa persona di questa associazione, perché ovviamente lui dice: "Ah, io combatto per la vostra causa, io faccio le conferenze per aiutare alla consapevolezza di queste armi, di questi attacchi, di queste manipolazioni". Ma io sono stato a due conferenze, due riunioni che ha fatto lui. Veramente una cosa squallida. 10 persone buttate in mezzo alla strada a dare dei volantini, che erano veramente un'umiliazione vedere questo scempio, e addirittura sono stati allontanati dalle forze dell'ordine perché non aveva fatto i permessi per poter fare il sit-in, per poter fare questa manifestazione davanti a questo posto. Cioè, una vergogna. Veramente una vergogna, e non so come fanno ancora le vittime a seguire i suoi sit-in, a seguire questa associazione che veramente non fa niente, crea solamente dei danni alle vittime del controllo rurale, perché l'associazione sono dei disinformatori, come in questi giorni stanno pubblicando queste anomale fotografie che non fanno vedere nulla. Poi c'è un'altra piccola anomalia. Voi state vedendo questo video postato da un ragazzo su un noto blog di fotografi professionisti. Il ragazzo anni fa comprò una macchinetta fotografica scadente e si era accorto che quando faceva determinati video o faceva determinate fotografie nei luoghi dove c'era la sovraesposizione di luce diretta all'interno dell'obiettivo della macchinetta, avveniva questo effetto. Ma questo effetto avviene perché il sensore della macchinetta praticamente capta troppa luce e non riesce a gestire praticamente questo tipo di sovraesposizione diretta nell'obiettivo. Ovviamente molte vittime del controllo mentale, molte persone mi hanno contattato: "Ah, ci sono queste fotografie in giro, lui ha trovato la soluzione per poter fotografare e per provare che ci attaccano a questi sistemi". Ma com'è che le fotografie vengono fatte solo di giorno? Com'è che le fotografie vengono fatte solo davanti a fonti di luce? Se veniamo attaccati con le armi ad energia diretta ad onda convogliata e stiamo al buio, le radiazioni e le frequenze si dovrebbero vedere ancora più forti. Perché le fotografie vengono fatte solo in presenza di luce diretta e non vengono fatte in stanze oscurate? Perché? Perché quello è
un difetto nella macchinetta fotografica e lui vuole far credere alle vittime che vengono manipolate dalle sue parole, dai messaggi subliminari, dalle frasi ad innesco, che quella è la prova che lui viene attaccato con queste armi e che lui ha trovato il modo per fotografare queste frequenze. Per fotografare queste frequenze ci vogliono delle telecamere spettroscopiche che partono dalle 25.000 euro in su e devono essere collegate a dei computer che devono analizzare tutto ciò che l'occhio della telecamera speciale riesce a riprendere, riesce a fotografare, non con una semplice macchinetta fotografica da 4 soldi. Amici, non vi fate prendere in giro da queste persone, non credete agli asini che volano, perché le stesse vittime del controllo neurale, le stesse vittime delle manipolazioni radiocognitive diventano disinformatori e fate il gioco di queste organizzazioni criminali che deviano le reali tecnologie che vengono utilizzate sulle cavie umane, sulle vittime del controllo neurale. Poi c'è una cosa veramente strana, tutte le persone che si associano a questa associazione in Alta Italia, dopo qualche giorno incominciano a stare male, incominciano ad arrivare degli anomali TSO, gli levano la patente, le ricoverano all'ospedale, ma guarda che strano veramente, sembra come quando si scrivono, ovviamente danno nome, cognome, la fotocopia del documento, sembra come se qualcuno mandi dei stalker ben preparati, magari dei militanti delle agenzie deviate, che vanno sotto casa di queste vittime con dei localizzatori GPS o con dei sistemi radar per poter dare la latitudine, la longitudine della casa della vittima. Così il giochetto è fatto. Amici, diffidate di queste persone. Amici, diffidate di questi profeti o militanti che dicono che vi aiutano se voi vi associate all'associazione. E poi, molte vittime del controllo neurale che commentano i miei video, che commentano le mie email, se non conoscete la tecnologia, non commentate, perché state facendo delle figure meschine, delle figure veramente ignobili verso i miei riguardi e verso i riguardi dell'equipe dei ricercatori che io ho creato nella nazione italiana. Persone che studiano da anni con attrezzature professionali, medici, persone che effettuano esperimenti e test, ricercatori qualificati, no persone che vanno a vedere anomali siti pubblicati da anomale persone in Alta Italia. Un saluto amici da Emiliano Babilonia.